Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del Drive After, se non mi sbaglio, numero 3. Sì, ho ricevuto un sacco di messaggi, mail che mi rivolevano sul tubo con questa fantastica, mirabolante rubrica. E quindi, sì, poi fin quando gli assistenti di camera che mi snobbano, cioè, dove voglio andare? Comunque, oggi andremo a vedere il racconto dei racconti e niente, sigla! No? Sì. Ma come... C'è una cosa vi avevo chiesto. Ma com'è possibile? Solo figure merda, ma pezzi qua, ma... Sì, ciao. Mi comunicano dalla regia che la sigla non è ancora pronta, quindi ci vediamo dopo il film. Ciao. Ciao. Siamo appena usciti dal cinema, siamo andati a vedere Il racconto dei racconti. E la terza opera di Matteo Garrone, dopo Gomorra e Reality, è senz'altro abbastanza diversa da come almeno io me l'aspettavo. È un fantasy horror grottesco che alla fine va a finire anche nel tragico e non è nient'altro che un intreccio di tre storie ambientate in tre regni diversi, ognuno dei quali ha come sovrano una personalità e un attore, diciamo, altrettanto di forte personalità. Il primo è quello della regina disposta a tutto per avere un figlio, qual è Salma Hayek. Il secondo è quello di Vincent Cassel, un re, diciamo, abbastanza sui generis, che un donnaiolo, nient'altro che uno sciupa femmine da quattro soldi. E il terzo è quello governato invece da Toby Jones, un personaggio direi abbastanza, come dire, particolare. È prima di tutto un film che rimanda a molte opere d'arte. Per esempio, io in molti episodi, soprattutto in quello centrale di Vincent Cassel, ho rivisto quelle che sono due delle, diciamo, dei tipi d'arte italiana, tra l'altro anche del periodo più o meno del periodo in cui è ambientato il film, che anche se non è specificato dovrebbe essere un 300-400, massimo 500, mi consigliano dalla regia che è giusto, vero? Più o meno dovrebbe essere, massimo 500, non oltre, e che sono, diciamo, le due personalità appunto di Caravaggio da un lato e Botticelli. Potrebbe anche essere un capolavoro. Prima o poi, se avesse magari lavorato meglio sulla sceneggiatura, sui dialoghi, per esempio i dialoghi sono molto poco assenti, ma questo fatto è molto ben compensato dalla splendida recitazione dei protagonisti, davvero eccelsa, a parte, diciamo, Vincent Cassel, che però proprio per questioni di necessità, diciamo, evidentemente era un personaggio che non aveva bisogno di chissà cosa per essere tale, ma soprattutto Toby Jones, diciamo, è anche la figlia di Toby Jones, che tra l'altro non conosco il nome sinceramente, mi hanno davvero colpito. Unico punto d'incontro tra le tre storie sono i giullari di corte, che non voglio svelare chi sono per chi magari non ha ancora visto il film, non voglio spoilerare niente, però sono due volti molto conosciuti all'interno del panorama del cinema italiano, e però sono due volti che insieme non ci saremmo mai immaginati in una, diciamo, in una produzione di casa nostra. Anche questo va ad aiutare Matteo Garrone in quello che è, diciamo, questo suo universo parallelo, diciamo, molto improbabile, in cui sono presenti anche tutti i vari luoghi comuni delle vere e proprie fiabe che noi tutti conosciamo: l'orco cattivo, il drago che uccide il re, diciamo, sono rivisitazioni la principessa prigioniera dell'orco. La principessa prigioniera dell'orco, esatto, quindi, diciamo, sono rivisitazioni molto travisate, diciamo, di quelle che è l'universo fiabesco che conosciamo da quando siamo piccoli, e magari ci sono anche dei tratti, noi che abbiamo fatto il classico, facciamo vedere che siamo persone di una certa cultura, no? Cioè, noi che abbiamo fatto il classico sappiamo riconoscere anche quando addirittura ritroviamo un elemento euripidiano, euripidesco. Boh. Di una tragedia euripidea, ecco, ho trovato.
sicuramente bravo, bravo, bravo Matteo Garrone per quanto riguarda la fotografia, per quanto riguarda le inquadrature, i colori, mi sono piaciuti tanto anche le ambientazioni, quelle scure che eravamo più abituati a vedere in Gomorra e che invece ci eravamo dimenticati vedendo poi Reality, ritornano qui molto molto prepotentemente. Voto a Matteo Garrone sicuramente più alto del film. Diciamo che a Matteo Garrone direi un bel 8, mentre al film un 6,5 bello pieno, ma non di più, ma forse anche per il fatto che non è il genere da me prediletto proprio in generale, però non me la sento di dire che è chissà quale grande storia. Quindi, vabbè, niente, magari fatemi sapere anche voi che ne pensate di questo film. E mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale. Ciao raga, un bacio anche ciao. dalla regia. Come ti chiami tu? L'ho scordato. Soro. La Soro. Ciao. Buona serata, alla prossima. Ciao.